Pah! La senti l'aria di Halloween, Arex? Chi? Cosa? No, no, non sento niente, Vastatore! No, 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 non in quel senso, Arex. Intendevo, cioè, la senti? Cioè, senti il profumo di Halloween? No, Vastatore, non sento niente! Ma dai, Arex, cerca di capirmi! Intendo l'aria di Halloween, la senti? L'aria è come sempre, Vastatore! Cioè, no, 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 non c'è molto vento! Mi sembra un clima abbastanza normale! Sei sempre il solito! Oggi quindi andiamo a fare dolcetto scherzetto? Ecco, era questo che intendevo! No, 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 tu non intendevi questo! Tu stavi parlando dell'aria, del clima, di profumi strani che senti solo tu! No, io intendo... Vabbè, Arex, ok, andiamo a fare dolcetto scherzetto! Yeah! Ma che... E questo cos'è? Ciao ragazzi, tutto bene? Siete pronti per Halloween? Sì, siamo prontissimi, ma tu che stai combinando? Fa parte delle tue decorazioni di Halloween! No, no, assolutamente, questa non è una decorazione per Halloween. Che cos'è? Possiamo vedere? No, non la toccare! Ma che sei impazzito? Perché non dovrei toccarla? Perché è un oggetto maledetto. Cosa? Sei caduto dal letto? Poverino, ti sei fatto male! Non sono caduto dal letto! Ho detto che è un oggetto maledetto! Scusa, ma perché dovresti andare in giro con un oggetto maledetto? Perché lo sto studiando, è ovvio! E che cosa ci sarebbe qua dentro? Ma davvero non l'avete mai visto? Nemmeno in foto? No, sinceramente no, non lo conosciamo. Questo sarcofago contiene la mummia di Tumseinen. La mummia di Tumseinen? L'anguria di Tugnenien. Cioè, non avete mai sentito parlare della mummia di Tumseinen? Sinceramente no, non l'ho mai sentita nominare. Nemmeno io. Che cos'è questa anguria di Tumnienien? La leggenda narra che se qualcuno dovesse estrarre questa mummia dal suo sarcofago, darebbe vita ad una serie di eventi terrificanti. Una serie di eventi terrificanti? Oh no, che paura! Non mi dite queste cose perché poi io me le sogno la notte! Già! Però tranquilli, finché la mummia rimarrà al suo posto, non potrà succedere niente di male. Ah, meno male, aggiungerei, eh? Ah, se nel caso qualcuno dovesse rubare la mummia, cosa potrebbe succedere? Beh, la maledizione si abbatterebbe sul luogo in cui è stato aperto il sarcofago. Ad esempio, se il sarcofago dovesse essere aperto qui, la maledizione si abbatterebbe su tutto il parco dei dinosauri. Oh, mamma mia! Inizierebbero ad accadere cose orribili. La sfortuna colpirebbe tutti i dinosauri e l'energia negativa della mummia ci farebbe vedere persino cose che non esistono, fino a farci impazzire. Oh mamma mia, ma è orribile! Ah, voglio la mamma! Però tranquilli, la mummia si trova al suo posto, perciò non accadrà niente di male. Ma siamo sicuri? Cioè... Forse sarebbe meglio dare un'occhiata. Non si sa mai, eh? Ma che dici, Bastatore? Vuoi dare il via alla maledizione? Tranquilli, ragazzi. Possiamo aprire tranquillamente il sarcofago. L'importante è non estrarre la mummia. Ecco, visto? Dai, diamo un'occhiata. Vediamo un po'. Ma cosa? Oh no! Ma non è possibile! La mummia! Non c'è più! Oh no, che guaio! Ragazzi, io vi giuro, cioè l'avevo controllata proprio un attimo fa! E vi giuro che c'era! Oh cavolo, e adesso? Adesso succederanno cose orribili! Oh no, adesso la sfortuna si abbatterà sui dinosauri e inizieremo ad avere visioni orribili! Ok, ok, niente panico, Arex! Noi siamo due detective! Possiamo ritrovare la mummia e rimetterla al suo posto. Ma sei impazzito, Bastatore! Io non ci tengo ad andare a caccia di mummie! È la nostra unica speranza se vogliamo salvare il parco dei dinosauri. Sì, ma siamo già sfortunati per conto nostro! Ci voleva solo la maledizione della mummia! Avanti, Arex, insieme possiamo risolvere il caso! Ma perché sempre a noi? Avanti, ragazzi, non avete scelta! Dovete trovare la mummia e rimetterla nel sarcofago! È l'unico modo per fermare la maledizione! E quando avrà inizio la maledizione? La maledizione è già iniziata. Oh mamma mia, ma dovrà pure esserci un altro modo per fermarla. No ragazzi, l'unico modo per fermare la maledizione è trovare la mummia e rimetterla al suo posto. Ma con la sfortuna che si abbatterà sul parco dei dinosauri sarà impossibile trovare la mummia. Aspettate, ho qualcosa che potrebbe aiutarvi. Ecco, cosa sarà andato a prendere adesso? Oh mamma mia, spero non gli accada niente di brutto. Eccomi qua,
Ecco, prendete questo. E quello cos'è? Questo è un amuleto. Vi aiuterà a tenere lontana la maledizione e a risolvere il caso. Ah beh, io e Arex siamo in due. Magari ci servirebbero due amuleti. Purtroppo ho soltanto questo. Deve indossarlo uno di voi. Ma tranquilli, perché finché rimarrete uniti, l'effetto dell'amuleto funzionerà su tutti e due. Oh beh, se le cose stanno così, allora lo prendo io. No, lo prendo io. No, io. Lo prendo io. No, io. Chi è il fratello maggiore? Tu sei. E allora lo prendo io. No, lo prendo io perché sono il più saggio. Non ho voglia di formaggio. Ho detto saggio, non formaggio. E dai, pastatore, ma perché devi avere sempre tutto tu? Ah, ecco qui. Ecco, ti sta bene, contento? Bene, con questo non dovremmo avere problemi. E io rimango appiccicato a te, così non mi succederà niente di male. Ecco, bravo, però lo porto io. Mi raccomando, Arex e Vastatore, siate prudenti. Tranquillo, Spinonno. Troveremo la mummia e la rimetteremo nel suo sarcofago. Avanti, agente Arex, andiamo! E andiamo? Mamma mia, adesso anche i casi horror. Trovato qualche indizio, Vastatore? No, niente. A dire il vero non so nemmeno da dove iniziare. Non lo so, come si cerca una mummia? Beh, non ci resta che fare come facciamo di solito. Iniziamo a perquisire il terreno, avanti! Oh, cavolo! Oh no, che succede? È diventato tutto buio! Oh no, questa è la maledizione, Vastatore! Che facciamo? Oh no, Vastatore, li stai sentendo questi versi? Non è reale, Arex. Mantieni la calma. Oh, mamma mia, ma sei sicuro? Questi versi mi sembrano troppo reali per non essere... Ah! Ah, aiuto! Ma che cavolo? Ah! Ah! Che cos'era quello? Guarda, lì ce n'è un altro! Ah! Ah! Stammi vicino, Arex. Ma che è vicino? Io mi appiccico. Ai, però non mi tirare la felpa. Non avere paura, Arex. Sono solo visioni. Sono solo visioni. Ma a me non sembrano tanto dei panettoni. Non è reale, non è reale. Aiuto. Tu li vedi, Arex? No, Vastatore, adesso li sento ma non li vedo. Compaiono sempre all'improvviso. Tranquillo, Arex, ce la caveremo. Aiuto! Hai sentito anche tu? Oh, cavolo, non li sto vedendo. Potrebbero essere ovunque. Ah no, aiuto, Vastatore, è diventato ancora più buio. Accidenti, non si vede niente. Aiuto! Aiuto! Addio, mondo crudele. Ma è tornata la luce. Oh, meno male. Ma hai scorreggiato, Arex? No, non ho scorreggiato. Ma questa puzza, però. Ho fatto la cacca. Ah, ma non riesci proprio a trattenertela, eh? Che ci devo fare, Vastatore? Me la sono fatta sotto. Ah, ma che cavolo è? Adesso cadono anche rocce dal cielo. Ma mi ha quasi preso in testa. Questa è la sfortuna che si abbatte su di noi. Oddio! Ah, attento, Vastatore! Cavolo, ma questo amuleto non serve a un cavolo! Vero, non dovrebbe proteggerci! Evidentemente questa maledizione è più forte del previsto. Avanti, Arex! Non possiamo perdere tempo, andiamo! E andiamo! Oh! Aia! Tutto bene, Arex? Ah, mi sono fatto male una gamba! Ce la fai a camminare? Aia, Vastatore, non mi toccare! Ah, ci mancava soltanto questa! Aiaiai, va troppo male! Dai, Arex, alzati! Ce la puoi fare! Riesci a stare in piedi? Sì, dai, ce la posso fare! Bene, tranquillo, non te la sei rotta! Ma io non la voglio la ricotta! No, ho detto rotta, la gamba, non te la sei rotta! Cotta? Ma in che senso? Rotta, Arex, rotta! Rotta? Oh no, ho la gamba rotta! No, non hai la gamba rotta! Stai bene, tutto ok! Scusa, non avevo capito! Ecco, poteva andarti molto peggio! Lo so! Dai, sbrighiamoci a risolvere questo caso prima che accada qualcos'altro di brutto! Ecco, infatti! Dai, andiamo! Prima annulliamo questa maledizione e meglio è! E così, infatti... Ah, chi ha scorreggiato? Ah no, sono stato io!
Bene ragazzi, questa prima parte della maledizione della mummia finisce qui. Secondo voi riusciranno Arex e Vastatore a ritrovare la mummia e a riportarla nel suo sarcofago? Ma soprattutto, chi l'ha rubata? Si tratta di qualcuno che ha voluto liberare la maledizione? Oppure ci troviamo davanti a un semplice incidente? Mi raccomando, fateci sapere tutte le vostre teorie in un commento su Instagram e noi ci vediamo alla seconda parte di questo video. Ciao a tutti!